Allora, noi in genere quando raccontiamo della nostra storia facciamo sempre riferimento a un episodio che secondo noi è un po' il fulcro di tutto e l'abbiamo raccontato anche a Don Marco, perché Nicolas già era malato ma noi non lo sapevamo. Un pomeriggio, qualche dato semplice giusto per far capire alle persone che non lo conoscevano, quando è nato, quanti anni ci aveva, la malattia, così. Sì, allora Nicolas era un bambino di 5 anni e, al quale è stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello. E, è stato sempre un bambino sanissimo, sempre gioioso, vissuto proprio nell'amore, sempre, ogni suo gesto era proprio già particolare, quello che perlomeno dicevano le persone, poi noi eravamo i genitori, quindi per noi era particolare, però tutte le persone lo vedevano proprio come un bambino, dei gesti sempre tanto amorevoli, e lo chiamavano il bambino della risata contagiosa, perché era sempre pieno di gioia, no? E un giorno, è un giorno d'agosto, sì, mentre stavo andando fuori con mia madre a giocare, perché io e Serena lavoravamo, e ha fermato mia mamma per la presa per mano e ha detto: mamma, io voglio aiutare Gesù a togliersi quei chiodi. E allora, attenzione, ricordate bene queste parole: io voglio aiutare Gesù a togliersi, perché almeno non soffre più. È così quello che ci ha raccontato mia suocera. 4 o 5 anni, quando ci aveva? 5 anni. Come fa un bambino di 5 anni a avere dentro di sé questo desiderio? E questo già fa capire come lo Spirito del Signore sta lavorando in quest'anima innocente e disponibile alla sua opera. E poi di lì noi avevamo visto delle, adesso a ritroso ripensandoci, delle scene un po' particolari, perché Nico, dopo che aveva detto questa frase, di notte cominciava, ci chiamava impaurito e ci diceva che c'era qualcuno che diceva qualcosa. E ha detto: ma io ho paura, ci chiamava sempre, ma tante notti. E non riusciva però bene a dirci cosa, chi era, cosa gli diceva. E è andata avanti per diverso tempo. Dopodiché, il 15, questo era tipo settembre, ottobre, il 15 novembre l'avevo accompagnato a una al solito allenamento di basket, cade a terra, così improvvisamente, ed è lì pronto soccorso, TAC, e subito ci hanno detto che c'aveva questo tumore inoperabile, da subito questa diagnosi, e quindi ci avrebbe avuto proprio l'1% di probabilità. Quindi la disperazione più totale, e tante gente: no, non state qui, andate fuori. Vivevamo nel pieno caos completamente. C'è anche da dire che nel frattempo noi, cioè, vabbè, colpa mia, fra virgolette, a Serena l'avevo portata da, diciamo sempre fra virgolette, da un mago. Da un pranoterapeuta. E da lì anche un altro, comunque più o meno erano 7-8 anni che andavamo da queste persone. E lui comunque ci ha detto: oh, guarda, voi state tranquilli perché sicuramente non c'è niente da vedere, tutto falso, voi non vi toccherà mai nessuno, se guarirà Nicola se non c'è problema. Invece da lì a poco poi queste persone non si è fatte più vedere, è sparito, perché sicuramente si è sentito impotente anche una cosa simile sì, a questo caso, penso. E allora l'unica strada da intraprendere era questa, del Signore, perché tanto un'altra strada non c'è. Alla fine andavamo alla messa qualche volta, però magari quando c'è d'estate andare al mare, andavamo al mare, era una cosa un po' salto, cioè era una fede un po' più leggera, diciamo, non era proprio. Però Nicolas ci ha portato sulla strada giusta, perché era lui che ci faceva pregare tante volte.
Sì, tutto è iniziato da una telefonata da un nostro amico e di lì ha detto se volevamo andare a vari incontri di preghiera, tra cui ha detto guarda c'è anche una ragazza che fa il rosario per i bambini. E io ho detto va bene, andiamo, no? Proviamo. E per noi mai fatto rosario, tanto è vero che infatti l'avevo detto a Matteo. Io pensavo essere, cioè, io non sapevamo ma, proprio. Ma, cioè, dove mai portato? Perché all'inizio un po'. Temevo anche di dirglielo veramente, che sicuramente non mi ci sarebbe venuto. E invece mi ha detto subito di sì. E andiamo e ci troviamo a casa di questa ragazza, che è qui poi oltretutto. E ci troviamo a casa sua e a un certo punto lei mi guarda e si commuove dicendo Serena te non sai quant'è che io ho pregato affinché venissi a casa mia perché sapeva di noi. L'aveva letto sul giornale di Nicolas che era caduto. E lì loro stavano organizzando un viaggio a Medjugorje, che era la nostra, cioè, volevamo proprio andare a fare questo viaggio. E mancavano questi tre posti che sono stati i nostri posti, poi alla fine. E questo è stato il nostro primo viaggio, poi di lì abbiamo cominciato proprio il nostro percorso di fede. Quindi Gesù ci ha fatto incontrare tantissimi fratelli, tanti pellegrinaggi, abbiamo conosciuto Don Marco, siamo andati a Avellino, in tanti posti. E in qualsiasi posto si vedeva Nicolas che comunque ci aveva proprio una predisposizione, no? Alla preghiera, tanto, tanto. E nel frattempo avevamo fatto anche le cure, quindi radioterapie, chemioterapie, e sembrava che le cose andessero un po' meglio. Poi invece da verso metà aprile ha ricominciato a dare i segni di sbandamento, così quindi abbiamo capito che c'era stata proprio una ricaduta improvvisa. Andiamo dal radiologo e ci dice, gli chiedo più o meno un tempo. E lui mi ha detto, guarda, io ti posso dire come 2 mesi, come 2 giorni. E vabbè. Questo intanto era, cioè, la malattia è iniziata a novembre. Sì, da novembre. Novembre 2012, siamo arrivati ad aprile 2013. E allora il nostro amico ci dice, perché Serena non provate a fargli fare la comunione e la cresima? E quindi noi diciamo sì e pochissimi giorni si è organizzato tutto. Per fare la cresima ci voleva anche il permesso del vescovo. Sì, sì, il vescovo sì, chiesto, è stato. Lui ce l'ha dato, è andato tutto bene, insomma. E gli abbiamo fatto fare questi sacramenti. Lui, in particolare, ci ricordiamo un episodio, io in particolare, perché finita la cerimonia, abbiamo fatto una cerimonia tra noi, sì, semplice, tra amici di percorso e pochi parenti. E mi ricordo che lui, l'ultimo canto, si gira verso di me e mi dice proprio grazie mamma. Io quel grazie, cioè l'ho sentito proprio un grazie per quello che lui aveva sperimentato. Cioè non era, era un grazie particolare, un grazie proprio sentito. E poi di lì è cominciato proprio la meraviglia, parlare proprio del cielo apertamente. E tanti episodi bellissimi. Del paradiso. Del paradiso, sì. Soprattutto la prima cosa che ci ha detto, mi ricordo, dopo una cena, mia sorella l'ha chiamata, gli ha detto, sai zia, che io sento gli angeli che mi cantano nelle orecchie e delle belle musiche di violino. E questa è stata la prima cosa, che lei è venuta da noi e mi ha detto, Serenico mi ha detto queste cose. Quindi sono un attimo noi lì per lì, eravamo un po'. E poi è stata solo la prima di una lunga serie, perché andando in macchina, poi la sera stessa,
Già lui stava perdendo l'uso della parte sinistra. Non lo usava più proprio. Non lo usava più, sì. Non si muoveva più. Non si muoveva più, ero io che lo tiravo su, lo spostavo, perché chiaramente tutta la parte sinistra del corpo era immobile, perché la massa che aveva sul cervello si stava allargando e perciò l'aveva paralizzato tutta la parte sinistra. Non usava più il braccio, la gamba, anche la bocca, dalla parte opposta, l'occhio e l'orecchio non sentiva più. Perché mano a mano che si allargava, dopo ci hanno spiegato che i nervi cranici si intrecciano e perciò non era completamente paralizzato. E l'avevamo steso nel sedile dietro, andando a casa. Io e Matteo parlavamo, a un certo punto io con la coda dell'occhio vedo che si rialza improvvisamente e sentiamo fare grazie signore. Che io mi giro, dico come grazie signore? Ha detto sì mamma, perché io ho sentito una mano dietro la mia schiena che mi ha aiutato a tirarmi su. Un attimo, noi lì per lì avevamo... Allora mi è venuto in mente, gli ho chiesto, ma ho detto Nicolas, perché Gesù dov'è? E mi ha detto, babbo, Gesù è seduto qui vicino a me. Io con la macchina, vuol dire, un attimo ero vado fuori strada, perché una roba così un po'... Sì. Cioè non è che si vede tutti i giorni, vuol dire... Lui lo vedeva, per lui era normale. Ce l'ha detto così, naturalmente. E un altro episodio bellissimo, c'è successo il giorno della comunione, una signora come regalo aveva portato a Nicolas un angioletto con una lettera, e questo regalo era da parte di una mamma, di una ragazza che si chiamava Deborah, che era morta pochi giorni prima, pochi mesi prima di che Nicolas insomma rivelasse questa cosa. E noi la conoscevamo perché lei pregava per noi e noi per lei, no? Durante la sua malattia. E quando questo mio amico mi ha dato il regalo da parte di questa mamma, io gli ho detto, ma non è che per caso hai una foto di questa ragazza che è in cielo? E lui ce l'aveva dietro, quindi me l'ha data. Qualche sera dopo io ero nel letto con Nicolas, metto questa foto a fianco a lui e lui stava riposando così, io l'ho messa come un tipo santino vicino, e io guardavo la televisione. A un certo punto mi sono girata e ho visto lui che nel frattempo si era svegliato e guardava questa foto, e la guardava come se cercasse di ricordare qualcosa. A un certo punto sento che fa, ah, ecco chi è. Ho fatto, mamma, io questa la conosco. Ho fatto, come Nicola conosci? Mi ha fatto, sì, questa è la cantante, è quella che canta su nel coro da Gesù. Che okay. Quella cantante. Allora io con Serena ho detto, sì, ma sta ragazza cantava. E Serena mi ha detto, guarda che io non lo so. Dopo abbiamo chiesto anche agli amici e nessuno sapeva che lei, che questa ragazza cantasse. Poi abbiamo detto, facciamo una cosa, senti direttamente la mamma in modo tale che togliamo questo dubbio, no? Difatti quando Serena ha detto alla mamma si è messa a piangere per mezz'ora, perché nessuno sapeva che lei, questa ragazza cantava, perché il marito non voleva che facesse sapere ad altri, perché erano un po' in rotta fra di loro questa cosa che lei cantasse, no? Perciò nemmeno gli amici più stretti sapevano che questa ragazza cantava, solo Nicolas e la madre. Sì, e soprattutto era stata tanto felice questa mamma, perché grazie a Nico aveva saputo che sua figlia era in paradiso. Nel coro. Anche che, cioè, anche che la mamma ha capito, dopo anche che la figlia era morta da un po' di tempo già, che il suo miracolo non era stato quello che la figlia vivesse su questa terra, che la figlia era sul paradiso e che stava bene. Eh sì. Questa, infatti lei... Ogni volta che ci dice ringrazio, perché a lei ha ridato la vita, anche se non c'è più sua figlia. Poi sì, ha dato messaggi un po' a tutti noi, tipo anche a suo fratello. Un giorno stavano a casa il fratello con mia cognata, e a un certo punto parlavano così di Maria, no? Non sapendo... dicendo, ma la Madonna è viva, è morta, come è andata in cielo, e parlavano così tra loro.
Premesso che loro abitano sopra di noi, però noi già lì non abitavamo più perché Nico, non potendo fare le scale, ci eravamo trasferiti a sua mamma. Il giorno dopo mia cognata va a prendere la piccolina sua da mia suocera e lì c'era anche Nico. E appena Nicolas vede Elisa, mia cognata, gli fa: ciao zia, sai che la Madonna non è morta? E che lei ha detto, cioè di per lì non ci ha pensato, gli ha detto soltanto grazie, sai che proprio ieri ne parlavo con zio? Poi ripensandoci in macchina ha detto, ma Nico come faceva a sapere che noi parlavamo di Maria, no? Non poteva saperlo perché comunque stavamo in due case separate, distanti pure, quindi assolutamente non poteva minimamente aver sentito. E quindi ogni volta che raccontiamo questa cosa, cioè è quella che proprio lascia sempre, cioè è stato proprio un messaggio bellissimo che ha dato il cielo. Quindi Nicola si è sentito dentro di sé che doveva dire alla zia questa, sì, questa realtà, che la Madonna non era morta. Sì. Questa... Perché una voce gli aveva detto di a tua zia che la Madonna non è morta. Così, l'ispirazione dello Spirito Santo. Anche perché così, tante persone che non prega, cioè Nicolas, ad esempio un zio di Serena che, cioè, non sapeva nemmeno dove era la porta alla chiesa, e poi Aldo, quello che viene tante volte anche qui. Sì. Vuol dire, adesso è sempre, cioè, tante persone, anche come la moglie di mio fratello, così Nicolas, anche, cioè, anche non volendo, diciamo, ha fatto tante conversioni, ha convertito tante persone, diciamo, no? Noi abbiamo anche un breve video e un breve audio da far vedere e da sentire, che così possiamo sentire proprio dalla fonte diretta Nicolas qualcosa di quello che lui poteva per ispirazione dire. Adesso lo vediamo sulla televisione. Alzare il volume. E dove? Il cielo. Quando lei ha detto che vuole la sua mamma, ha chiamato a me. E cosa ti ha detto lei? Cosa ti ha detto? Che... Non so per la gioia, col telefono fuori da me. Puoi rifare dal campo perché si sente, si deve sentire bene, assolutamente. L'hai vista più a Debora? Lo ribambo, gli chiede, hai visto più a Debora? Lui risponde, Debora. La vedo anch'io. Sì? E dov'è? Sul cielo. Quando lei ha detto che vuole la sua mamma, ha chiamato a me. E cosa ti ha detto lei? Basta così. Cosa ti ha detto? Quindi il dialogo lo assumiamo così, facciamo capire meglio. Il babbo ha chiesto dov'è Debora? Debora è quella ragazza morta, che la ragazza ha detto prima, e Nicola ha risposto che è in cielo Debora, e ha detto che lui la vede, la vedeva. E che c'è, cioè, poche parole, che Debora voleva usare Nicola da tramite per parlare con la mamma, sì, che è Gabriella, che è ancora viva. Ecco. Questa è una delle tante registrazioni che
cioè all'inizio non ci abbiamo pensato, però poi visto che Nicolas ci dice tutte queste cose, alcune volte ero pronto con il telefono per registrare, perché ci hanno detto guarda, se riesci, noi all'inizio nemmeno ci rendevamo conto di quello che era Nicolas, perché chiaramente eravamo presi dalla sua malattia, da tutto quanto, però tanti sacerdoti, anche Don Marco, cioè, se riuscite registrate qualcosa, però Nicolas chiaramente non era, cioè se noi gli facevamo una domanda non è che la domanda rispondeva. No, anzi tante volte ci diceva proprio no, a me mi dispiace ma io troppe cose non ve le posso dire, quindi... Addirittura? Sì. Bene. Sì. Anche una volta che ero, diciamo, all'ospedale, lui sta facendo le terapie, mi ha detto, Babbo, vieni qua, ti devo dire una cosa. Mi avvicino a lui e mi dice, Babbo, quando Gesù mi chiama vuoi andare con lui, perché lassù si sta solo bene, non è come qua giù che si sta male. E io gli ho detto, Nicolas, quando ti chiama va con Gesù. Cioè, se gli dicevo da rimanere qui, magari rimaneva qui a soffrire anche di più di quello che già ha sofferto. Anche perché l'ultimo periodo abbiamo fatto 7 mesi in ospedale, continuativi, e lui non parlava, non si muoveva più, né bracci né gamba, vedeva solamente da un occhio e sentiva da un orecchio, però comunque noi diciamo facevamo la nostra vita normale, come fosse tutto normale, e anche gli ultimi giorni mi ricordo che Nicolas ha detto dai Nicolas che avevo trovato una cura alternativa, diciamo, e tra poco ritorniamo a casa, e lui anche qui, in quei momenti lì riusciva a sorridere, anche con le barzellette, qualsiasi cosa, lui rideva sempre come non avesse niente. E comunque era sempre, cioè lui guardava sempre, cioè sempre in alto guardava, non era più, tante volte sì, non era vicino a noi. Noi lo vedevamo sempre con lo sguardo verso il cielo. Serena non aveva pensato, cioè no, magari, cioè sono tante cose. Sì. E comunque aveva detto proprio a Serena, mamma io voglio essere il bambino delle guarigioni. Sì, un giorno. E stasera chiederemo il suo aiuto per la preghiera. Sì. Allora, vedete questa cosa qui, se ho ben capito, perlomeno il grande cambiamento è avvenuto dopo la comunione cresima fatta nella parrocchia di Rugliano, e da lì si è aperto il mondo del cielo ancora più fortemente che in precedenza, quindi ho cominciato a vedere, sentire le persone, le anime, l'aldilà. Quindi Nicolas al suo corpo non ci pensava. No. Mi ricordo quando dice, ma io sono venuto a pregare per la guarigione tua, Nicolas, vuoi guarire? Non mi pregava niente, mi rispondeva. Non era per lui un problema la malattia. Lui pensava al cielo, era fisso su. E Gesù perché lui amava tanto Maria. Lui diceva proprio che io lo amo la Madonna, gli do i baci, vuoi tanto bene. Un'altra volta la Serena ha detto, mamma Gesù è simpatico e carino, no? Allora Serena ci è rimasta male perché non è proprio anche lì tutte cose un po' strane, vuoi dire, no? Per dopo noi. Lui mi ha detto, ma sì, così improvvisamente me l'aveva detto, io non, nemmeno me l'aspettavo. Quindi che? Mi aveva detto proprio, no, mamma guarda che Gesù è simpatico e carino. Al che io c'ero rimasta un po' così. E lui poi a un certo punto mi ha guardato, mi ha dato una carezza, mi ha detto no mamma guarda che scherzo, no? Perché aveva visto che io c'ero rimasta un po' male, un po' così, e invece lui l'aveva detto per me. Invece perché Serena era più presente di me, allora io magari ogni tanto ho qualche spunto, quella volta quando ti l'hai fatto pregare che hai messo l'olio santo l'ho messa la mano. Sì, che c'avevamo un olio santo che ci avevano dato. Allora io sempre gli benedivo le braccine, la gamba, e lui un giorno me l'ha preso e mi ha detto no mamma mia, e ha preso l'olio e ha cominciato a benedire un quadro che ho io in camera di Maria, e lì infatti no a me, e ha cominciato a benedire lei, no? Poi proprio la guardava sempre con quest'aria d'amore, sempre, sempre. E così, quindi noi sapendo che c'aveva questo amore per il cielo, anche se con tanta amarezza per noi, però ce l'abbiamo lasciato libero. Non so se qualcuno qui dentro si illude di poter vivere in questo mondo per eternità.
non esiste questa cosa. Prima o poi, anche a 100 anni, anche a 150, se qualcuno ci potesse arrivare, ci dobbiamo andare in cielo. Nico si è andato prima di quello che di me di a chi si va, però ecco, vedete, lui sapeva già prima che gli ha detto il Signore, ma sapeva che in cielo si sta meglio che qui. Guardate che noi viviamo male, noi siamo proprio troppo attaccati qua. Questa è una vita brutta, di sofferenza, brutta perché qua ci sono le cattiverie, c'è morte, malattie, disgrazie, il diavolo in azione, in paradiso queste cose non ce ne sta più nemmeno una. È soltanto Dio, il suo amore infinito, la vita che non finisce mai, niente più lacrime, niente più malattie, niente più morte, e il diavolo sta dall'altra parte del cielo, lontanissimo, non può fare più nessun danno. Questo bisogna fare, allora ecco, puntare diritti per il cielo, tutto questo è un messaggio che vale tutti quanti. In fondo, prima o dopo, che cosa conta? Guardate, questo è importante. Noi diciamo, quando muore un bambino piccolo e non muore una persona cattiva grande, che Dio è ingiusto, perché quello lì che è piccolo, che è innocente, doveva vivere più a lungo. Quel delinquente non si muore mai, invece che ora che si andasse via, che non ci desse più fastidio, non ci rompesse più le scale. Non accusiamo Dio di essere ingiusto per questo motivo. Invece il Signore le persone brave le prende prima e le persone cattive le lascia qui, che siano scoticare tutti i peccati, sperando che vadano dall'altra parte, almeno in purgatorio, perché l'inferno è tremendamente brutto e Dio non vuole che ci vada nessuno, manco i più cattivi dei cattivi. Lo so, però a volte, Don Marco, pure io, quando vado in ospedale, vedo questi vecchi, così, che li deve regare, perché se non si sta caduto, però a me mi viene questo pensiero, perché alle volte dico che si prega con un bambino, tanti bambini in questo periodo sono malati, e mi viene pure questo pensiero, mi viene, dico, ma questa, cioè quasi 100 anni, legata, poverina, perché starà pure male, perché... Slegami, no, perché dopo ti stacchi tutto. Allora questo pensiero è umano? Faccio peccato, però. È umano. Io penso di quanti bambini... Dio per noi, per il nostro bene, c'ha altre vie. Nicolas ha campato pochi anni di vita di questo mondo, ma ha raggiunto un livello di spiritualità, non so se qua dentro qualcuno ci ha raggiunto. Chi è che ama il Signore, che non guarda le tribolazioni che ha, le malattie, che prende soltanto al cielo? C'è qualcuno che dentro fa così? Non facciamo nessuno. Noi stiamo attaccatissimi qui alle nostre cose, alla nostra vita. Già un piccolo guaio per noi diventa la motivazione per dare un'accusa a Dio che è ingiusto, non doveva permettere cose di questo genere, di lamentarci. Comunque, Don Marco, è una cosa solo. Sì. Cioè, all'inizio della malattia i dottori, tanto loro vanno per, diciamo, per percentuale, cioè no, sì, per percentuale, loro vedono il tipo di malattia e dice, guarda, questo, con questo ti puoi campare 2 anni, 1 mese. Nicolas, loro gli hanno dato massimo 3 mesi di vita. Sì. Invece Nicolas da novembre 2012 è morto il 17 marzo del 2013. Oltre un anno. Sì. Un anno e mezzo. Quindi le preghiere per lui, anche dal punto di vista fisico, hanno fatto qualcosa. Poi lui comunque tutti i giorni faceva la comunione, sì, tutti i giorni, ogni volta che il sacerdote, che tante volte lo racconta anche lui, ogni volta che lui alzava su l'Eucaristia, Nicolas si metteva a ridere. Cioè no, rideva nel senso perché era contento, che non poteva più parlare, però sorrideva, era contento. E quando ancora parlava, adesso che questo fatto mi ha fatto in mente un'altra cosa, in macchina, perché come tanti bambini, quando magari lo porti alla messa che ancora non aveva fatto la comunione, il sacerdote dava l'ostia non consacrata, no? Sì. Allora lui voleva proprio quella grande, e in macchina un giorno mi ricordo che sono andato a casa di mia mamma per prenderlo, quando ho terminato il lavoro, era dietro, seduto dietro come sempre, Serena non c'era che lavorava, ha preso quest'ostia, l'ha tirata su, mi ha detto, babbo, questo è il corpo di Cristo che salverà il mondo. Cioè a 5 anni, nemmeno io so di certe cose, voglio dire, no? Scusa Marco, avete altri bambini? No. No. Io spero che ci ricordiamo di queste cose sentite proprio come quando con lo scalpellino uno mette sulla pietra le lettere e non si possono cancellare più. Perché questa è una grande scuola di vita,
la storia di Nicolas, ma proprio grande. Ecco, Nicolas è una di queste persone qui, scusate, queste persone che vedete con messe per alto, sono quasi tutte con la stessa chiamata di Nicolas, persone per le quali abbiamo pregato tanto, per Gianluca, quando abbiamo pregato, per Manuela che ha fatto l'accanimento terapeutico spirituale, ecco, per Mario, e il Signore dal punto di vista del corpo non ci ha ascoltato, o meglio, ha dato sempre qualche cosa che ha superato le previsioni dei medici, poi ha detto basta. E non so, nel caso di Mario, proprio pregando per lui, aprendo la Bibbia, chiedendo perché al Signore una parola per Mario, a me è capitata due volte questa lettura, dice: completo nella mia carne ciò che manca ai padimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. E come il Signore ci sta a chiedere di guarirlo e tu mi rispondi così, siamo un po' arrabbiati con il Signore. E invece questa è la sua scelta per Mario, l'aveva visto dentro di lui maturo per questo passo, gli ha chiesto il sacrificio di Gesù sulla croce. Gesù è morto giovane, 33 anni. Non è morto a 87 anni, giovane, nel pieno delle forze, nel pieno, una vita spezzata così. Eppure non è stata una morte accidentale, casuale. Attraverso, se oggi noi siamo qui, è perché lui è morto in croce, ha dato la sua vita per tutti quanti noi. Se noi siamo liberi dal peccato, se noi possiamo sconfiggere il maligno, è perché lui lo ha fatto sulla croce 2000 anni fa. È una chiamata all'amore crocifisso. Allora, il corpo di Nicolas era tutta una piaga, si stava spegnendo, l'anima di Nicolas era in contemplazione delle cose più alte del cielo che noi non le vediamo e non le sappiamo, e rimaniamo a bocca aperta a sentire anche delle piccole cose, delle parole di quello che lui poteva vedere e sentire, perché lui con la sua chiamata poteva essere in cielo a vedere queste cose, noi no. Vedete come nel mondo, uno magari ha una vita tranquilla, noi sentiamo tante cose, però dopo anche le grazie sono di meno. Uno soffre di più per il Signore, però poi le grazie sono più grandi e sostengono quell'anima nella prova da vivere. E questo c'è l'amore sofferto della croce. E uno invece di fare, diciamo così, l'arco ordinario della vita, bambino, ragazzo, giovane, adulto, anziano e così via, fino alla morte, questo arco è stato spezzato molto prima, ma con delle motivazioni che vanno a fare riferimento alla croce, dare la vita per il bene di tutti. Quando Nicolas ha detto io sarò il bambino delle guarigioni, non ha detto così perché la mente malata gli ha fatto dire una cosa in stato di farneticazione. L'ha detto perché lo sentiva dentro di sé. Noi stasera pregheremo per le guarigioni delle persone malate qui presenti con il suo aiuto. Lo facciamo con tutto l'aiuto di questi altri fratelli e sorelle, uno più santo di un altro, uno più bello di un altro. Ma stasera lo faremo in particolarmente con il suo aiuto. Allora, vedete, questo grande fatto della preghiera di guarigione, per me è stata una scoperta sofferta, perché chi è, dal punto di vista umano, uno vorrebbe che guarissero tutti, soprattutto i più piccoli. Ti spezza il cuore a vedere un piccolo che soffre e non puoi fare niente per aiutarlo, è così. Però c'è chi ne capisce più di noi, delle nostre storie. Chissà qual è meglio di noi il bene per una persona, tu vai un po' a rubare il paradiso a questo bambino. Non si può fare questo, perché il Signore l'aveva detto, che Gesù si sta meglio, lui è contento di andare in cielo. Se uno l'avesse costretto a non giornifica a stare sulla terra, gli faceva un dispetto, gli faceva un danno, lui doveva stare su in cielo, al posto suo. Questo significa essere martiri per Cristo. Io sono convinto che quando, se ci andrò,
se ci andremo in cielo guarderemo Nicola da basso in alto, perché lui ha fatto una cosa che noi su questo mondo non... abbiamo soltanto paura di affrontare una malattia così brutta che conduce alla morte, che avrebbe coraggio di farla. Abbiamo tutti paura di questa cosa. Noi tutti abbiamo più paura di soffrire che di morire, ditemi la verità, se non è questo, tutti così. E San Paolo dice nel tra gli ebrei che il diavolo ci tiene sotto il suo potere con la paura della morte, la paura della sofferenza. Cristo è morto giovane, ha patito per amore e ha spezzato questa paura per noi uomini. E se abbiamo fede possiamo seguirlo su questa via per fare anche noi del bene come ha fatto lui. Oggi noi siamo delle persone che beneficano della storia di Nicolas, della sua malattia, delle grazie che ha ricevuto. E voi due, papà e mamma, state portando avanti una missione, già è cominciata, non tanto di far riconoscere Nicolas, ma quello che Dio ha fatto attraverso di lui è quello che avviene per tutti, perché veramente ci dà una prospettiva di vita diversa. Ricordate quando ho raccontato di quella signora, moglie di un carabiniere morto di tumore al cervello, anche lui, 28 anni, non mi ricordo quando ce l'aveva. Quando le persone che hanno pregato per la guarigione per il marito sono andate lì dalla moglie a dirgli, proprio ispirato dallo Spirito Santo, dice, abbiamo pregato tanto, il Signore non ci ha ascoltato, come se fosse stato cattivo che si è tappato le orecchie, non l'ha guarito. Questa donna di fede ha risposto, mio marito ha avuto la guarigione più grande, è andato in paradiso. Così ha risposto. E non ha detto una cosa, è così, questa è la verità. Lasciare questo mondo per andare in cielo, in paradiso, è il massimo. La guarigione fisica è una grazia minore, anzi in questo caso una disgrazia. È come se uno, c'è tanti debiti, uno sta per darti 1 milione di euro che te li attappa e ti ci fa avanzare pure tanto, e uno che ti dà 100 euro scansa via quello che ti dà il milione, no, mo ti aiuto io e ti dà 100 euro. Dice, che ci faccio con queste? A me mi serve 1 milione di euro. Questo è il paradiso. È la grazia più grande che può avere una persona nella vita. E noi ci dobbiamo entrare e puntare lì. La guarigione fisica ha valore per questi pochi anni di vita terrena, perché non ci deve essere di ostacolo la mancanza di salute per fare le opere del Signore. Questo. Se io preti mi ammalassi con una malattia alla gola che mi rendesse muto, e che faccio? Non posso più fare il prete, non posso malarmi di questa malattia. Io prego sempre il Signore che mi tenga la salute. Uno dei miei santi miei preferiti è San Biagio, protettore della gola, veramente, perché a me se mi sono la caviglia non mi fa problema, predico lo stesso, faccio la messa lo stesso, confesso lo stesso, ma non posso farlo senza la gola sana. Per me è così, per un altro invece ci vuole un altro tipo di santo, un altro tipo di salute più importante rispetto a questa che ho io, per fare il nostro compito sulla terra. Voglio fare il prete, devo fare il prete, ho una missione da compiere, devo predicare, devo fare tante cose. Ognuno di noi qui presente, ognuno di voi ha la sua missione da fare, ha bisogno della salute per poterla fare. Qualche persona il Signore la chiama per una via più difficile, dandogli delle grazie più grandi, e questo significa essere associati alla croce del Signore Gesù Cristo, che anche lui è morto giovane, per il bene di tutti. E vi ricordo questa cosa qua. Gesù, finché è stato nella sua vita nascosta a Nazareth, nessuno sapeva, era lì uno che magari bravo, onesto, i mobili sicuramente gli faceva bene, metteva a posto gli altri fatti bene, non era esoso nei prezzi, non era strozzino, però chi ha salvato? Quando ha detto predicando il Vangelo, facendo le guarigioni sui malati, le liberazioni sui posseduti, molte più persone sono arrivate a Dio. Gesù per circa 30 anni ha vissuto una vita nascosta, era il Salvatore del mondo, però non è che le persone si convertivano perché lui faceva il falegname. Si sono convertite quando hanno ascoltato l'annuncio della parola di Dio, quando hanno visto i miracoli. In 3 anni ha fatto molto più bene
dei 30 anni che ha fatto il falegname, nei 3 giorni il trito pasquale della sua passione, morte e resurrezione, ha fatto molto più del bene di quello che ha fatto nei suoi 3 anni di vita pubblica, con le folle di decine di migliaia di persone che lo correvano per sentirlo e per ricevere le sue grazie, facendo quasi nessuna predica, pochissimi miracoli, ha fatto uno solo di grande miracolo, amato dove nessuno ha mai amato, amato i suoi assassini, i suoi nemici e soprattutto risorto dei morti. Questo è il grande miracolo fatto dal Signore. Ha fatto di più con l'amore sofferto che con tutti gli altri mezzi che ha usato per attirare le anime a Dio. Le persone, le anime, diciamo così, meno difficili da convertire, è riuscito a convertirle con la predicazione, con i miracoli e così via. Ma quelli più difficili da convertire non l'ha convertiti in quel modo. C'è avuta la croce per far tornare i giudei e quelli che hanno crocifisso battendosi il petto dicendo: ma che abbiamo fatto? Abbiamo ucciso un giusto, non come dicevamo noi, un peccatore, bestemmiatore, che non meritava di vivere. Lì sono convertiti. I 3.000 ebrei il giorno di Pentecoste che hanno ascoltato Pietro che parlava, dopo la sua crocifissione e resurrezione, si sono convertiti. Quindi l'amore sofferto, l'amore esercitato laddove è il campo del diavolo, la malattia, dichiarando il trionfo di Cristo già in questa vita, è quello che porta al Signore più anime, è l'amore più fecondo, più efficace per la salvezza del mondo. Vedi, Signore, questa coppia, confermali nell'opera che hanno appena iniziato, perché possano portare a compimento il tuo volere e il tuo progetto su di loro. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie tantissimo. Grazie.